Ah, hai sentito che ti ho portato da mangiare, eh? Ah, prima voglio prendermi qualche arancio. Buongiorno. Clementina. Devo prendere qualche arancio. Ho voglia di una spremutina stamattina. Allora, prendiamo qualche arancio. Qualche arancio, ecco qua, gli aranci non si staccano, si gira così. Ciao Paolo, vieni. Ti ho portato da mangiare, Paolo. Anche Paolo è arrivato, tieni. Opla. Micio, Paolo. Paolo, tieni. Bello, vieni. Daniele, ciao, Dani. Venite, vi ho portato da mangiare, dai. Ciao, la mia Giulietta, bella. Venite, vi ho portato da mangiare, venite. Ah, avete sentito l'odore del pollo, eh? Venite, forza. Venite con me. Che gatti, che gioia, aspettate. Buongiorno. Vediamo se... Mamma. Daniele, mamma. È entrato Daniele. Qua ne aveva arance tu? Arance ne hai per la spremuta? No, qua le ho prese io già due. Queste qua ho preso. Dolci non ce ne sono. Sì. Ho portato... Qua sono ossicine di pollo. Posso accendere? Ale. Allora, papà? Che c'è Daniele? Dani, che c'è? Che buono che hai? Dani, sì, che... mi sta venendo tutto appresso. Buongiorno. Allora, scusatemi ragazzi, il tempo di prepararmi un attimino e andiamo subito a noi. Ci prepariamo la colazione, il caffè ho acceso io. Il tema stamattina è molto, molto serio, guardate. La spremutina me la faccio, attenta alla testa, mamma. Spremaglume, oppola, bicchiere, oh. E tazzine, tazzine me le provate tutte? Le tazzine le provate tutte, no? Non le mangi? Oh. Oh. Due bicchieri manca. Due bicchieri? Io non ne ho. Non ne ho idea. Daniele, allora eccoci, chiudiamo qua così. Oggi che fai a pranzo? Ceci. Ceci? Eh.
Perché io sono qua oggi tutta la giornata. Sì, sì, sì. E lo so, ho cambiato programma. E quindi. Vabbè, vai. Ceci oggi. Buono, ceci. Sì, sì, oggi fermo qua che devo fare della. Devo finire delle relazioni, quindi me le faccio avanti. Così ci penso io oggi a voi. Che poi domani invece non ci sono tutta la giornata. E neanche rientro. Eccoci qua. Allora, andiamo a noi. Intanto, buongiorno. Ma sono fantastici queste aranzie. Sono fantastici proprio, guardate. Guardate qua. Hanno un sapore. Guardate, sono squisiti. Squisiti. Complimenti. Che razza sono queste arance, mamma? Ma sono squisiti, che ti. Calabrese queste sono. Ora buono, infatti si cominciano a fare. Allora, il tema oggi di questa politica che non decide su Messina, come sapete bene, siamo in attesa. Della nomina del commissario che sostituisce il sindaco e la giunta. Entro oggi dovrebbe avvenire questa nomina, una nomina che tenete conto che per farla ci vuole 5 minuti, perché è un decreto predisposto dove solo si deve scrivere nome e cognome e data di nascita, come si suol dire. Ovviamente c'è un motivo del ritardo. Io per ora non ve lo posso spiegare, anzi non ve lo posso svelare, però vi prometto che in questa settimana noi vi diremo certi retroscene inquietanti che riguardano Messina da un punto di vista di nome del commissario. Poi sul fronte delle nomine di candidatura a sindaco ci troviamo col centrodestra che prima aveva sondato l'indice di gradimento di Buzzanca, di Peppino Buzzanca, l'hanno fatto uscire un po' invece dalle catacombe politiche. E questo ovviamente era un gruppo, perché nell'ambito del centrodestra ci sono delle spaccature, che ora ve le dico io. Allora, c'era una frangia che partiva addirittura del tutti contro De Luca, sostenuta dallo stratega Beppe Biggio. E in tutto questo l'elemento di collante doveva essere Peppino Buzzanca. Peppino Buzzanca, che in una seduta spiritica anche con Nino Beninati, il nuovo che avanza, che è nella Lega a Messina, avevano fatto a un certo punto una sorta di riunione, no? Per, pensate i bei tempi quando comandavamo direttamente noi, che era bello. Che era bello fare ammazzare la città, ammazzare le stime, fanno questa seduta spiritica. In tutto questo dici, ma vediamo se possiamo risuscitare quei periodi, e chi meglio di Peppino Buzzanca a rappresentarli. Ed ecco che parte questa operazione della retrovia del centrodestra. Nel frattempo l'onorevole Tommaso Calderone propone, su richiesta di Gianfranco Micciche, la candidatura di Vanelli Siracusano. Perché?
perché Ugo Zagarella, che è il braccio destro realmente, una persona di fiducia di Gianfranco Micciche, è rimasto disoccupato e non è stato eletto alla Camera, nonostante lui fosse proprio di quel collegio, parliamo del collegio di Bagheria, Palermo. Lì che è successo? Viene eletta Matilde Siracusano, posizionata in una, era un, diciamo, un posto blindato, blindato. Non mi chiedete perché, non ha importanza in questo momento. La richiesta qual era? Quella di tentare e quindi usare l'elezione a Messina per fare eleggere Matilde Siracusano, per la quale già Micci, che l'ultima volta che ci siamo visti ero io, lui e Daniolo Giudice, ha fatto una sua riflessione, che per ora vi risparmio perché non serve, e con l'elezione, quindi presunta elezione a Messina, si sarebbe liberato questo posto per Ugo Zagarella. Se andate a guardare voi i candidati eletti nel collegio di Bagheria, credo sia Bagheria, Termini Imerese, qua stanotte mi hanno mandato un po' gli appunti, anzi lo vediamo subito, quindi vediamo un attimino questa cosa qua, vediamo dove è stata messa, me l'hanno mandata, Bagheria Termini Imerese dovrebbe essere. Allora, praticamente con questa elezione si libera il posto, eccolo qua, si libera il posto, il collegio 2, che è, ecco qua, il collegio 2, Marsala, Bagheria, Trapani, Monreale, dove capolista di questo collegio Matilde Siracusano, Forza Italia, ecco qua. Allora, Matilde Siracusano, aspettate, vediamo se riusciamo, non so se la vedete, cerco di... Il secondo è tale Ugo Zagarella. Oh, allora qual è il ragionamento? Mandiamo a Messina, facciamo eleggere, pensate un po', danno le cose per scoprire, Matilde Siracusano, lista Forza Italia, ok? Collegio 2, eccolo qua, questo qua, Sicilia, collegio 2, leggete Marsala, Bagheria, Trapani, eccetera, eccetera. Quindi quello è il ragionamento. Ovviamente ognuno fa le proprie scelte. Certamente non è che io posso fare barattare Messina per queste cose, assolutamente non l'accetto. Quindi non c'è qua stracci che volano o c'eravamo il tantamati, qua c'è una questione oggettiva. Chiunque scende contro la città di Messina e si presta a questi giochi, e soprattutto presta il proprio volto al verminaio che ha affossato la città di Messina, è mio nemico. Senza sconti, io sconti non ne faccio a nessuno, perché chi diventa strumento di questi disegni politico-criminali non può avere sconti, qualunque esso sia il nome, e soprattutto qualunque sia ciò che ha fatto o non ha fatto, perché qua il tema è non riconsegnare la città a certi balordi e a certi delinquenti. Prosit. Ne vuoi spiegare da mamma? È buonissima. È buonissima. Un biscottino, un zurdo. Lo dai, un zurdo? Un zurdo, un zurdo. Vuoi un zurdo? Oh.
Questa è. Quindi comunque nel centrodestra c'è, quindi per ora, tra i vecchi, i nuovi. Ma il vero problema qual è nel centrodestra? Che c'è il cosiddetto tavolo regionale. Cioè non si può scegliere il candidato di Messina senza aver scelto il candidato di Palermo. Perché lì c'è la logica dei soldatini. Non è che si sceglie il meglio. Si sceglie ciò che avanza. Nel senso che se a Messina, se Palermo viene dato, faccio l'esempio, a Forza Italia, e allora il candidato a Messina non si può dare a Forza Italia, si deve dare a un'altra forza politica. Dici, ma il migliore ce l'ha in Forza Italia? No, è là la logica dei soldatini prevale. Quindi, per essere chiari, tutte queste discussioni per ora, candidato a destra, candidato a manca, Siracusano, Buzzanca, signori, aria fritta, tutta. Mi aspettano i dolci di Piazza Armerina. Vai Mattia! Vai Mattia! Come si chiama la pasticceria che mi manda, di cui mangio sempre i dolci e me li porta là? Me li portava il segretario generale della città metropolitana. Qual era la pasticceria famosissima che non mi viene in questo momento? Oh, allora, continuando la discussione, quindi il centrodestra è bloccato, però ha queste storie. Questo è un surdo. Un surdo. Allora, pasticceria è esatto, Zingale. Pasticceria Zingale di Piazza Armerina. Dolci squisiti ne ho mangiati. Come vengo? Allora, Giuseppe, come vengo a Piazza Armerina, portami da Zingale. Almeno ho la curiosità di conoscerli. Andiamo a centrosinistra. Com'è la situazione a centrosinistra? La peggio ancora. Allora, nell'ambito del consiglio comunale scarpitano tre soggetti, tre campioni di Parigi. Calabro, Felice Calabro, poi Antonia Russo e Alessandro Russo. Perché scappino secondo voi? Perché con la candidatura a sindaco comunque hanno sicura la rielezione al consiglio comunale. Tutto qui. Perché il loro obiettivo è quantomeno essere rieletto al consiglio comunale. Ovviamente il candidato a sindaco ha una certa visibilità e quindi il 99% dei casi è questo. Oh. Mattia, sei invitato al ristorante Royal. Grazie Mattia. Dovremmo vedere anche dove dormire, perché probabilmente di che vengo con la segreteria ci fermeremo lì in Piazza Merina e facciamo magari un po' di ricevimento anche di tanti amici che sono nella zona. Quindi vediamo di organizzarci per bene. Oh. Ma oltre a queste diatribe interne, che sono tutte interne al PD, là c'è il campo largo, il campo stretto, addirittura vogliono fare l'accordo a Corinthians, quel che è rimasto non lo so, PD, articolo 01, tutto il fronte anti De Luca con i loro candidati. In tutto questo ci sono ambienti che questi consiglieri comunali non è che sono tanto digeribili per certi ambienti. Allora ci sono nomi blasonati, nomi per carità rispettabili, tutto ci sta. E vi dico con molta onestà, per noi non cambia chi sono i candidati a sindaco, perché noi non ci siamo mai basati in funzione degli altri. La differenza è questa. Poi i giornali si possono passare il tempo quanto vogliono su quella che potrebbe essere
la nostra preoccupazione o non preoccupazione della candidatura della Siracusano. Vi dico con molta onestà, una vale l'altro. Perché? Perché noi non esistiamo in funzione degli altri e non ci regoliamo in funzione degli altri, noi esistiamo a prescindere, come direbbe Totò. Noi abbiamo una storia amministrativa. Chiunque si presenterà dovrà dimostrare intanto chi è e soprattutto come dovrebbe amministrare Messina. Noi siamo pronti, perché Federico Basile, sotto il profilo della conoscenza della macchina amministrativa, obiettivamente è il numero uno. E non accetto neanche, quasi l'ho mandato a fanculo, non ho niente da nascondere, ho mandato a fanculo circa 15 giorni fa, proprio ho scritto, abbiamo chiuso, vai a fare in culo, Matilde Siracusano, perché si è permesso in un'intervista di dire, di fare un passaggio velenoso che io non meritavo. E cioè di aver sbagliato a dimettermi perché ci sono le scadenze del PNRR. Chi non sa manco che io ho PNRR in relazione all'autonomia locale. Mi piace che si riempiono la bocca senza sapere di che parlano. E senza aver letto gli atti amministrativi che ha fatto il Comune di Messina, città metropolitana. Cioè io ho fatto una programmazione già per i prossimi 4 mesi. Dei bandi che usciranno. E li sto seguendo pure a Roma. E stanno arrivando milioni di euro a Messina per bandi a cui abbiamo già partecipato. E bandi che sono in scadenza. Ho fatto l'ultimo atto che ho fatto alla città metropolitana. È stato un atto di indirizzo, ben preciso, con dati ben precisi. Ora, prima di sparare cazzate, chiaro, documentatevi, ma questa è la dimostrazione, vedete, di gente che non ha niente a che fare con Messina. Che solo perché ci sono delle cupole che hanno bisogno, il visino la individuano e poi il tema è un altro. Perché si dovrà candidare per forza? Ma questo vale per la Siracusano, come può valere per qualunque candidato, per qualunque deputato nazionale. Perché deputati nazionali vengono scelti dalle segreterie politiche, scelgono le segreterie politiche in base a una serie di cose che per ora vi risparmio, ma al momento opportuno ne parleremo. Sono le segreterie politiche che scelgono i posti utili dove inserire i candidati. Tant'è vero che la Siracusano non è stata eletta a Messina, pur essendo candidata a Messina, ma è stata eletta a Bagheria, in un collegio blindato. Non si possono rifiutare, perché li ricattano. Allora, la storia è una. Se un deputato nazionale non risponde positivamente all'ordine di partito di candidarsi in un contesto pur sapendo che è difficile eccetera, rischia di non essere più ricandidato. Quindi io comprendo questo e non accettato, però se uno deve eseguire gli ordini di partito e deve liberare il posto all'H di turno, non può, per motivare e per cominciare a darsi una aureola, farlo sulla pelle degli altri e sporcare il mio lavoro, manda a fanculo chiunque. Chiaro? E questa è stata una frase per me immeritata. Come ti permetti di fare delle affermazioni che sono completamente slegate dagli atti amministrativi? E quindi chi tenta di sporcare il nostro lavoro, comunque si chiami, ovviamente avrà la mia reazione e di tutta la squadra. Questo comunque è il quadro. Secondo me passerà qualche settimana ancora, anche perché la data delle elezioni non è stata fissata. Dovrebbe essere fissata, dicono, a fine, ora a febbraio. Oggi ci dovrebbe essere anche il commissario, per cui secondo me realmente le candidature del centrodestra, del centrosinistra, ipotizziamole che potrebbero essere ufficializzate, secondo me, non prima di metà marzo.
Nel frattempo noi iniziamo il tour dei quartieri e dei villaggi. Voglio venire a salutarvi. Voglio venire a ringraziarvi. E ovviamente con me ci sarà tutta la giunta e Federico Basile. Questo sarà prevalentemente un incontro dove vi salutiamo, dove chi non lo conosce presenteremo ovviamente il nostro sindaco, Federico Basile, e partiremo domani, come da tradizione, alle 15.30 da Altolia. Tra poco pubblicheremo il nostro programma, ore 15.30, che è la chiave? L'ho lasciato qua, ore 15.30 partiamo da Altolia, poi proseguiremo con Molino, poi con Giampilieri a scendere, quindi 15.30 Altolia, 16 Molino, 16.30 faremo Giampilieri, 17 credo faremo Briga, comunque tra poco, e cominceremo tutti, così vi organizzate, verrò da voi a trovarvi, quindi fatevi trovare, i pomeriggi, dalle 15.30 alle 16, alle 18, tutti i martedì, mercoledì e giovedì, e si parte da domani. Quindi il nostro giro dei quartieri e dei villaggi parte domani da Altolia. Fatevi trovare, ci tengo a salutarvi. E quindi potrò venire a bussare alla vostra porta di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. Se sentirete un campanello che suona, potrebbe essere il sindaco di Sicilia, Cadeno De Luca. Prosit. Oh. Buonissimo. Buona giornata e grazie sempre.